Arrivano i fondi per 69 comuni abruzzesi che avevano subito danni in occasione dell'ondata di maltempo del 2017. Si tratta della prima annualità riguardante le province di Pescara e Chieti. Successivamente, nelle successive annualità, ci saranno ristori per altri comuni abruzzesi, 202 in totale i fondi disponibili. Questa mattina, nella sede del Consiglio regionale di Pescara, c'è stata la firma delle convenzioni con i sindaci dei comuni interessati dal provvedimento. Purtroppo arriva dopo 2 anni dagli eventi. Pochi mesi fa, un mese fa, a Palazzo Chigi, nella seduta del CIPE, sono stati finalmente distribuiti questi fondi che erano disponibili nel bilancio dello Stato da almeno un anno e mezzo prima. Credo che nel meccanismo di trasferimento dei fondi dallo Stato agli enti locali si debba accelerare e debbano cambiare queste regole, perché chi subisce un evento calamitoso come le nevicate del 2017 non può aspettare l'estate del 2019 per avere i fondi e poi iniziare gli appalti e quindi porre riparo ai danni con 3 o 4 anni dopo gli eventi, anche perché frane e alluvioni lasciano ferite sul territorio che, se non vengono subito curate, peggiorano nel tempo, e quindi il conto economico che magari viene fatto a fine gennaio nell'immediatezza dei danni, 2 anni dopo i soldi non bastano più. Però intanto adesso è importante accelerare, fare noi da questo momento in poi, e sta nelle nostre mani accelerare, quindi ho convocato tutti i sindaci, firmiamo le convenzioni e staremo, insomma, sul territorio e daremo supporto alle amministrazioni perché questi lavori si facciano il prima possibile e i soldi vengano impegnati nella maniera più produttiva. Marsiglio questa mattina ha anche parlato dei fondi della ricostruzione post-sisma del 2016 dopo le proteste dei sindaci dei territori colpiti dal terremoto. La preoccupazione dei primi cittadini riguarda l'esclusione dallo sblocca cantieri dell'emendamento proposto dai comuni e dall'ANCI in relazione alla ricostruzione nel centro Italia. Si può e si deve fare ancora molto. Si è creata una grande aspettativa sul decreto legge che inizialmente doveva essere un decreto legge dedicato al terremoto, poi il governo e in particolare il sottosegretario Crimi ha scelto di inserire questo decreto all'interno dello sblocca cantieri. Sembrava, inizialmente lui pensava che lo sblocca cantieri avrebbe avuto una corsia preferenziale, invece abbiamo dovuto verificare che ha una serie di problemi politici, di tenuta della maggioranza, che hanno rallentato prima l'adozione del decreto in Consiglio dei Ministri e quindi siamo stati 2 mesi ad attendere. Adesso fanno fatica ad approvarlo in aula tra una serie di tensioni e nel frattempo negli articoli dedicati al terremoto c'è molta poca sostanza rispetto agli impegni e alle aspettative che erano state create, cioè di accogliere larga parte, se non tutte, le richieste che i territori avevano faticosamente messo insieme e condiviso tutti insieme a livello istituzionale al di là delle parti politiche. Io spero che questi giorni che mancano alla ripresa dei lavori martedì in Senato possano servire al governo per trovare l'energia, la forza e la consapevolezza dell'urgenza di inserire queste norme e di non perdere questo ultimo treno, perché rischiamo davvero di arrivare fuori tempo massimo